Allora, la grande richiesta, vediamo come attaccare le alette alla freccia. Allora, io non uso, come ho detto, non uso nessun impennatore, non faccio nessuna riga, a mio modestissimo, sempre modestissimo parere, non occorre. Basta fare con calma e sangue freddo e si ottiene tutto. Allora, non faccio altro che mettere il primo nastrino lì e ne metto qualche centimetro fino a questo punto qua e poi taglio. Ora lo premo bene, ora abbiamo creato la prima parte e non ci rimane altro che mettere il secondo nastrino, diciamo esattamente quanto spazio è il nastrino, quindi lo andiamo a mettere qua così e lo teniamo dritto esattamente come l'altro nastrino. Perfetto, a questo punto tagliamo e premiamo il secondo nastrino, il terzo e ultimo nastrino lo andiamo a mettere esattamente a metà degli altri due. Ecco fatto, se proprio non è giusto lo riposizioniamo leggermente finché non troviamo la giusta posizione. Perfetto, tagliamo e abbiamo ottenuto i tre nastrini biadesivi che ci permettono di andare a posizionare la rete. Ora come andiamo a posizionare la rete? Togliamo la protezione del nastrino, prendiamo la nostra aletta Elivanes e andiamo a posizionarla, diciamo, a mezzo pollice circa dall'incavo di cocca. Vedete che è molto semplice inserirla e praticamente è bella che messa. La teniamo dritta senza nessuna inclinazione, non c'è bisogno di inclinarla, l'inclinazione non è mai né importante né aumenterà la vostra precisione. Andiamo a mettere la seconda esattamente alla stessa altezza. Ecco fatto, premiamo leggermente, ora togliamo l'ultimo nastrino, andiamo a mettere la terza aletta sempre alla stessa altezza, seguiamo il nastrino per andare diritti ed ecco fatto che abbiamo messo le nostre tre alette esattamente a 120 gradi. Ora, dopo aver messo le alette, mettiamo la protezione, il nastro di protezione, affinché sia in sicurezza e non si distacchi dai lati. Togliamo anche qua, anche questo è autoadesivo, quindi ne togliamo una parte, cominciamo dal fondo, cerchiamo di dargli almeno due giri che venga ricoperta la parte, tiriamo leggermente così si allunga e si appiccica molto meglio. Anche da questa parte, in questo modo, gli andiamo sopra di circa due giri, tiriamo e abbiamo bello che finito. Togliamo il poco che è rimasto in eccesso di nastro biadesivo e lo scartiamo ed ecco che abbiamo ottenuto la nostra aletta in modo veloce e semplice, niente di... Poi ovviamente aggiustiamo la cocca in modo tale che sia possibile metterla in coccarla dal punto giusto. Tutto qua.